lasciato lo scontrino fiscale in riviera, panico in tutto il litorale, abusivo scappa in mare, scuole chiuse per calamità naturale, e non mancano le polemiche degli esercenti che chiedono più controlli, che sia il primo e l'ultimo, un caso da stigmatizzare. Studio Aperto non si è presentato a Riccione, non accadeva dal 1996, cassa integrazione per gli stuntmen che fanno il bagno a Pasquetta. Evasore fiscale assolto per accusa di evasione fiscale perché erroneamente scivolato nell'evasione fiscale. Erba alta più di un metro, è record ma le amministrazioni non la tagliano. Alla notizia sono subito corsi gli studenti di occupazione che però sono rimasti delusi dalle aspettative, dovendo poi ricorrere a una pausa a canna studio per poi chiedere 2 euro per il taxi per tornare a casa, che però sono letteralmente andati in fumo. Dopo essersi devastati completamente il cervello, gli studenti hanno potuto protestare contro il malfunzionamento dello Stato che non garantisce un reddito di nulla facenza. Il campionato mondiale di biliardo sulle strade romagnole si è concluso con un'emozionante vittoria. La vettura nera è finita in buca d'angolo dopo 5 roccambolanti sponde. La ricorrenza religiosa è importante, il miracolo delle ricevute fantasma. La festività vuole che il giorno dei controlli fiscali tutte le attività commerciali non abbiano battuto nemmeno uno scontrino, nonostante gli incassi dimostrino tutt'altro. Fenomeno inspiegabile che i commercianti giustificano. I soldi sono un dono ricevuto da Dio. Abbonato abusivo costretto a emigrare all'estero. In Italia troppa concorrenza. Ora in Abruzzo mi trovo benissimo e riesco ad ambuleggiare abusivamente senza il minimo controllo. Il mio vecchio lavoro in Italia non lo rimpiango affatto. E aggiunge: ehi amico, vuoi un bello spinner bracciale? Tutto un euro, amico, dai, per favore, tatuaggio.